In occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Francesco di Paola, sabato 3 maggio, nella sede dell'Associazione Radici, è stata aperta al pubblico la mostra del pittore Roberto Guccione. Siamo qui stamattina perché il maestro Roberto Guccione ci ha dato la possibilità di allestire una mostra nella nostra associazione, una mostra particolare di quadri bellissimi dove c'è veramente in queste sue macchie di colore c'è tutta l'angoscia, la lotta psicologica di tutte le ragazze del territorio, delle ragazze che soffrono di questa violenza e che hanno bisogno di essere ascoltate. Questo è faremo in modo che la nostra associazione sia disponibile all'ascolto e noi faremo in modo che questa nostra associazione veramente possa essere nel territorio un aiuto per tutti coloro che vivono nel silenzio e vivono nell'angoscia e non sanno che cosa, come poter esprimere il loro dolore. Abbiamo tutte le nostre socie che hanno lavorato instancabilmente, abbiamo avuto qui in questa sede due mostre particolari, la mostra delle statue di San Francesco, dello scultore Santoro e di Paola Vacante che è sua moglie, abbiamo avuto adesso la possibilità del maestro Guccione per dare un senso della vita, ma la cosa più bella è che Micaela Oggiano è il maestro Mandarini che è qui con noi, ci hanno deliziato con le loro note e ci hanno dato la possibilità di credere che questa musica possa elevare gli animi, possa essere veramente il trampolino di lancio e di superamento di ogni angoscia. Io credo in tutto questo, credo nella solidarietà, credo veramente nell'amicizia e nello sforzo reciproco di tutto il territorio. Nella pittura di Guccione le forme si sciolgono in masse cromatiche. Sono qui presso l'associazione Radici a testimoniare la grandezza del vostro territorio, ma soprattutto appunto mi sono fatto carico di omaggiare un'opera a favore del ragazzino che necessita di cure particolare e quindi spero che l'associazione si fa carico e promuove tramite un sorteggio, un qualcosa e che il ricavato lo dona. Quel piccolo ricavato la dona e l'arte quindi contribuisce, ma soprattutto contribuite a tutti voi che siete persone meravigliose. Durante la mostra è stato eseguito un concerto in memoria delle vittime della violenza dalla violinista Micaela Oggiato e dal pianista Alessandro Mandarini.